Andare oltre è il tema del prossimo congresso dei periti industriali previsto a Roma dal 13 al 15 novembre. Ma come andare oltre? A Scanzano Jonico, il 4 luglio scorso, si è tenuto il quinto dei 7 incontri sul territorio per permettere alla categoria di discutere tutte le possibili scelte. Oggi sul tavolo del dibattito tre ipotesi importanti per il futuro della nostra categoria. La prima è confluire nell'ordine degli ingegneri. La seconda è la formazione triennale post-secondaria con la quale la categoria potrà andare oltre. O il tema dei diplomati, cioè lasciare l'albo aperto anche a loro. Quale tra queste tre ipotesi ritieni la più percorribile? Allora, diciamo che mantenendo il tema andare oltre, dobbiamo pensare alla figura del perito industriale come una figura che deve essere in costante aggiornamento e quindi dobbiamo sempre pensare a fare passi in avanti. Quindi io opterei più per una formazione post diploma per mantenere, diciamo, la nostra categoria. L'altra opzione, ovvero quella nel confluire nell'ordine degli ingegneri, potrebbe far sì che più in là la figura professionale del perito industriale vada ad estinguersi. Tra le prospettive di questo futuro mi aspetto un cambiamento radicale della categoria. Tra invece di queste tre ipotesi discusse oggi in questo piccolo congresso, il 4+3. Penso che per andare oltre è fondamentale non fermarsi all'acquisizione del diploma, ma secondo me è importante approfondire le proprie conoscenze e competenze per essere sempre più competitivi e affrontare quindi il cambiamento previsto per la nostra categoria con professionalità e preparazione. Nel confronto che noi abbiamo fatto fra gli iscritti a Crotone, noi siamo orientati su scegliere l'opzione di confluire nell'albo degli ingegneri. Quindi questa è l'idea che adesso c'è e che, diciamo, nei giovani attrae di più, insomma. Quindi avere più contatto con gli ingegneri. In agenda a Scanzano anche il tema della previdenza. L'ultimo giro di microfono prima di fissare il prossimo appuntamento a San Cataldo, Caltanissetta, previsto sabato 12 luglio. Sicuramente la questione previdenza va di pari passo con il futuro degli ordini professionali e del nostro collegio e consiglio nazionale. La questione cassa è strettamente legata alla vita e quindi anche nel caso di accorpamento, come richiesto, come una o direi l'ultima opzione del consiglio nazionale proposto, ha delle difficoltà, credo, anche oggettive e tecniche da valutare sul futuro e su cosa la cassa potrà dare verso i giovani professionisti del futuro. Sicuramente la cassa deve implementare più attività, più servizi verso gli iscritti per poter riuscire a anche dare una mano dal punto di vista della formazione.